stanno con il cappello in mano pronti ad assecondare tutte le richieste degli altri. Naturalmente la Merkel fa i suoi interessi, non è che possiamo chiedere alla Merkel di fare il primo ministro italiano, lei fa il primo ministro tedesco, quindi tutela i suoi interessi e cerca di imporre una sua politica. L'unico che era stato in grado, dopo anni, di portare l'Italia a testa alta nel consesso internazionale era stato Berlusconi. Voglio ricordare alcune cose perché ho appena concluso un'intervista che uscirà domani sul giornale. Avendo seguito l'impegno di Berlusconi per tanti anni a Bruxelles, noi non possiamo dimenticare che l'Italia, con lui presidente del Consiglio, era diventato il crocevia di interessi, era diventato il luogo dove si chiudevano accordi, era diventato insomma una grande protagonista della politica mondiale, con ripercussioni positive per tutta la nostra economia. Ricordate la firma dell'accordo tra Bush e Putin a Pratica di Mare. In Italia i grandi nemici di sempre si incontrano in Italia. La pace, l'accordo con Gheddafi, che ha bloccato l'immigrazione clandestina nel nostro paese, ma ci aveva anche dato autonomia energetica, gas e petrolio. L'accordo con la Russia, che prevedeva anche la costruzione del gasdotto South Stream, cioè a sud dell'Europa, mentre gli americani e i tedeschi volevano un altro oleodotto alternativo a quello che voleva l'Italia. L'accordo con la Turchia, che ha fatto tanto bene alle nostre imprese, come quello con la Libia. Il terzo ponte di Istanbul lo sta costruendo un'impresa italiana. L'attacco a Gheddafi di Francia e Gran Bretagna era un attacco contro Gheddafi, ma anche contro l'Italia. Quanti presidenti del Consiglio europei sono andati a parlare al Congresso degli Stati Uniti di fronte a tutti i parlamentari seduti ad ascoltare? Quasi nessuno. Quando c'era Berlusconi presidente del Consiglio, nessuno parlava dello strapotere tedesco. L'accordo con Blair, ve lo ricordate, Aznar, Barroso, teneva testa all'asse franco-tedesco e si tutelavano meglio gli interessi nazionali. Io ricordo bene quando Berlusconi, a un vertice del Partito Popolare Europeo, quando ci fu il tentativo di rimpiazzarlo alla guida anche del Popolo dei Moderati in Italia con Mario Monti, cosa disse la signora Merkel? Un'ora di intervento per spiegare alla Merkel che lui non era contro di lei o contro la Germania. Lui da Presidente del Consiglio ha sempre fatto il suo dovere, cioè tutelare l'interesse nazionale. Con lui l'Italia non stava in ginocchio, con lui l'Italia non andava con il cappello in mano. Certo che l'interesse italiano e un'Italia così forte dava fastidio a chi legittimamente perseguiva i propri interessi. Abituati ad avere sempre gli italiani con lo spirito del servitore, sempre pronto a dire sì, chiaro, quando un signore si dice beh, adesso anche io ho le mie idee, anche io faccio la mia politica, questo può dare fastidio. Lo vediamo oggi. Gli Stati Uniti sono fortemente in contrasto con la Russia. Berlusconi era l'europeo che più di ogni altro aveva capito che bisognava avere un rapporto forte con la Russia. 30% del gas europeo, 30% del petrolio vengono dalla Russia. Gli americani possono fare quello che vogliono con la Russia, loro hanno le loro riserve energetiche, il famoso shale gas, che permette loro di poter fare qualsiasi braccio di ferro con la Russia. Noi abbiamo altri interessi. Berlusconi, pur essendo amico degli Stati Uniti, però faceva una politica italiana, filo americana ma italiana ed europea. Berlusconi parla ancora di Europa della difesa, cioè un altro modello di Europa, l'Europa della crescita, l'Europa dell'industria, l'Europa dell'impresa, l'Europa dell'armonizzazione fiscale, l'Europa che lavora e che non è sempre l'Europa che piace alla Merkel o a alcuni paesi del nord. Questo è il motivo per il quale poi Berlusconi è finito nel mirino di chi voleva un'Italia diversa, un'Italia sottomessa. Allora, quest'Italia però deve tornare a non essere più sottomessa. Cioè non basta regalare la maglietta di Gomez alla signora Merkel per dire che noi contiamo. Perché non mi pare che la
dire, le quotazioni del nostro paese in Italia con l'arrivo di Renzi siano aumentate di molto. Anche i Monti è finito in Europa. Certo, all'Europa tecnocratica non piaceva qualcuno che parlava contro la burocrazia. All'Europa tecnocratica non piaceva certamente un politico che rompeva gli schemi. Perché Berlusconi, come è stato un rivoluzionario in Italia, è stato un rivoluzionario anche in politica estera. Aveva una concezione diversa, forse non piaceva neanche alla nostra burocrazia, perché aveva dato anche un mandato alla diplomazia italiana di fare azione commerciale, non soltanto di firmare o partecipare a ricevimenti o di firmare belle lettere, ma di promuovere le nostre imprese nel mondo. Cioè era una vera modernizzazione, che però portava l'Italia ad essere un grande protagonista. E con un governo che durava, che aveva stabilità, certo è facile, no? Avere un interlocutore che cambia governo ogni 6 mesi, perché è un interlocutore debole. È chiaro che nei rapporti di forza sempre è meglio giocare a calcio con un avversario debole che con un avversario forte, che vinci più facilmente. Quando si sono trovati un interlocutore forte, gli altri hanno detto, beh, ma questo che vuole? Da qui il nodo vero dell'attacco. Poi hanno utilizzato lo spread, la crisi economica, ma il nodo vero erano gli interessi di altri paesi alternativi agli interessi dell'Italia, un modello di Europa diverso da quello dell'Italia. Chi ha cominciato a porre concretamente, non in maniera demagogica, il problema dell'euro? È stato Berlusconi, non dicendo le stupidaggini che dice Grillo, facciamo il referendum, usciamo dall'euro. Berlusconi ha posto il problema vero, che è quello che deve fare la Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea deve trasformarsi, non come vuole la Germania, in una banca che si occupa solo di inflazione, ma una vera banca che possa stampare moneta e che possa svalutare la moneta. Perché se non si svaluta la moneta oggi, la competitività delle nostre imprese che esportano sarà sempre più ridotta. Se non si stampa moneta, il mercato sarà in coma profondo. Queste cose, ricorderete, Berlusconi le dice da anni. Adesso sono svegliati Grillo, la Lega. Ma queste cose Berlusconi le dice ormai da talmente tanto tempo. E davano fastidio all'inizio, perché alla tecnocrazia di Bruxelles parlare di cambiamenti, di dire che quello che era stato deciso doveva essere inamovibile. Ma attenzione, l'Europa è un valore, ma bisogna vedere poi come la costruiamo questa Europa. Non è che tutto quello che dice l'Europa è giusto, o quello che dicono alcuni che hanno il potere in Europa sia giusto. Essere europeisti significa l'esatto contrario, correggere le cose che non vanno, costruire un'Europa giusta, no dire tutto va bene madama la Marchesa. E Berlusconi era uno che non diceva, e non è uno che dice tutto va bene madama la Marchesa, lo continua a dire ancora oggi. In una maniera più avanzata, quando parla di difesa europea, dice che è sbagliato avere 28 sistemi di difesa tutti identici, che costano molto di più del sistema di difesa americano e è molto meno efficace del sistema di difesa americano. Si potrebbe risparmiare molto di più utilizzando quei soldi per fare magari politica sociale o investire nelle infrastrutture, se ci fosse il coraggio di andare avanti. Questo però non piace a tanti, perché ci sono poi degli egoismi nazionali. Quindi quando lo accusano di non volere l'Europa, no, Berlusconi vuole un'Europa diversa, non è uno contro l'Europa. Capisce benissimo che la competizione globale si fa con l'Europa, ma proprio perché si fa con l'Europa lui pensa che questa competizione con questa Europa non si può fare. Quando diciamo ci vuole un'armonizzazione fiscale, lo diciamo perché così sarà più competitivo tutto il sistema, non soltanto non ci saranno più isole dove si va a mettere la sede di qualche grande industria perché ha poi dei vantaggi fiscali. L'armonizzazione economica ha anche questo obiettivo. Allora si capisce perché è scomodo per certi signori. Però noi italiani non possiamo piegare la testa. Io non dico che noi dobbiamo imporre la nostra volontà, ma dobbiamo essere interlocutori che hanno gli stessi poteri e lo stesso ruolo degli altri paesi. Non dobbiamo piegare la testa,
per non piegare la testa, e concludo, però bisogna mandare accanto a Berlusconi anche persone che dimostrino di non saper piegare la testa. E piegare la testa non significa soltanto strillare o fare interviste ai giornali, non piegare la testa. Significa anche stare nelle sedi comunitarie a lavorare. Perché noi possiamo dire tutto dei tedeschi, però i tedeschi stanno là dalla mattina alla sera, lavorano, non mollano mai la presa, seguono tutti i dossier, se ne fregano di fare le interviste ai giornali, interessa la ciccia e portano a casa il risultato. Noi abbiamo bisogno nella prossima legislatura di parlamentari che si leggano le carte, che studino, che vadano in commissione, che difendano punto per punto, virgola per virgola, comma per comma le posizioni, perché poi la legge quando esce se esce male la colpa è di chi l'ha fatta. Ecco perché io, a costo anche di rompere qualche amicizia, cosa che mi è costata personale, ho ritenuto che Forza Italia dovesse candidare Armando Cusani al Parlamento europeo, perché Armando Cusani è il prototipo del buon parlamentare europeo, oltre a naturali doti politiche, perché ha fatto per tanti anni il presidente della provincia di Latina, sempre eletto con grande successo, ha fatto il sindaco molto bene, la sua città l'ha cambiata così a così, però è uno dei pochi politici che studia, è uno dei pochi politici che legge le carte. Se io dovessi dire chi deve andare a contrastare in una delle tante commissioni del Parlamento europeo i tedeschi su un certo argomento, direi mandiamoci Armando Cusani. Perché Armando Cusani è uno che strilla poco, che non fa tante sceneggiate, però è uno che non molla la presa neanche se gli tagli le mani. Noi di questi parlamentari abbiamo bisogno se vogliamo portare a casa i risultati. Non abbiamo bisogno di gente che strilla, di tromboni che fanno le interviste sui giornali, si possono anche fare, ma prima porti a casa il risultato là in commissione, in aula, combattendo, discutendo, standoci, conoscendo le carte, perché tante volte i tedeschi vincono perché loro studiano e i nostri non studiano. E dobbiamo anche fare un esame di coscienza, perché loro hanno tante responsabilità, ma loro fanno i loro interessi e non guardano in faccia a nessuno. E noi dobbiamo anche fare i nostri interessi, perché poi che cos'è l'Europa? La sintesi di tanti interessi diversi. Se ci sta solo uno che fa i suoi interessi e gli altri non fanno niente, quell'altro poi c'ha ragione, di beh, vabbè, ho visto che voi mollate la presa, io faccio i miei interessi, io farei lo stesso se fossi la Merkel, no? E allora noi dobbiamo dire, cari signori tedeschi, noi stiamo qua, vogliamo A, B, C e D, troviamo un compromesso e mettiamoci d'accordo. Se il compromesso lo decidono loro, è chiaro che poi alla fine le cose non ci piacciono. Ecco perché noi abbiamo bisogno di deputati seri. Io sono il più vecchio di tutti quelli che stanno a Strasburgo, ho cominciato nel 94 e ho visto passare tanta gente, tanti chiacchieroni, tanti tromboni, e la causa a volte delle nostre sconfitte è in buona parte anche colpa nostra. Si può perdere in politica, per carità, ma noi, esatto, in campo tu la partita la puoi perdere, ma se mandi gente che non si allena, che la sera prima della partita va in discoteca o va, esce con la fidanzata, è chiaro che le gambe il giorno dopo li fanno Giacomo Giacomo, e tu devi andare in campo quindi che stanno con fare. Ecco perché io mi sono battuto e sono contento che Armando, per quello che sento girando nel collegio elettorale, anche se essendo capolista devo essere neutrale nei confronti di tutti i candidati, però sento che Armando viaggia molto bene nel consenso popolare, quindi diciamo che è uno dei super favoriti per l'elezione al Parlamento europeo. Di questo sono contento, non soltanto perché Armando è un amico, ma perché la sua elezione farà bene al nostro partito, farà bene all'Italia, e se l'Italia conta di più in Europa, anche l'Europa andrà meglio, perché sarà un'Europa meno sbilanciata. Ecco perché credo che sia giusto darmi sostegno, come tanti amici che sono qui questa sera faranno nel corso di questa campagna elettorale. Naturalmente noi siamo strumenti di una strategia più ampia, noi vogliamo rappresentare l'Italia che produce, l'Italia che lavora,
l'Italia che ha lavorato, perché se no non saremo la seconda potenza economica europea se negli anni 50, 60, 70 le persone che hanno i capelli grigi come me non avessero dato il massimo di loro stessi. L'Italia è una delle grandi potenze del mondo, siamo nel G8 nonostante i nostri problemi, siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa, ma lo dobbiamo a chi ha faticato tanto negli anni passati. Quindi grande attenzione e grande rispetto anche per i pensionati, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, perché poi quando saremo pensionati anche noi diremo questo. Non è che noi ci siamo dimenticati di loro e gli altri giovani si dimenticheranno di noi. Bisogna sempre dare un buon esempio. Quando i figli scaricano i genitori anziani, vuol dire che a casa hanno avuto un esempio cattivo. Perché chi ha accudito i propri genitori, sicuramente quando sarà vecchio sarà accudito dai propri figli. E così noi dobbiamo fare anche con la nostra società. Caro Armando, in bocca al lupo, avrai uno straordinario successo, ne sono sicuro, soprattutto perché te lo meriti. E io sono contento di tutti. Accompagnarmi in questa nuova avventura, sempre straordinaria, noi ci crediamo, abbiamo sempre, io sempre entusiasmo nel 94, quindi continuo a parlare con questo saggio. Grazie grazie Antonio, un saluto accanto a me Patrizio Di Turzi che è consigliere del municipio Roma 2 e do la parola ad Armando Cusani. Antonio, ma grazie soprattutto a voi per la presenza e anche per la pazienza che avete avuto, che avrete nell'ascoltarmi, ma soprattutto anche per la pazienza e la intelligenza che avete messo in campo in questo ascolto nel sentire Tajani, che è il nostro capolista, che è stato l'uomo di punta in questi anni in Europa e che dopo aver detto un sacco di cose importanti anche che mi riguardano, evidentemente il mio intervento rischia di essere abbastanza sintetico, però io ho un dovere che sto esercitando in questa campagna elettorale, il dovere di provare ad integrare alcuni ragionamenti che riguardano questo importante momento che viviamo e che vivremo tra un po' di giorni, che non ha soltanto nel ragionamento fatto da Tajani il cuore pulsante di una politica che deve ritornare ad essere quella di un tempo, un'arte nobile, difficile, complessa, ma l'unica possibile per dare speranza alle comunità e ai popoli di vivere una vita migliore. Basta che in Italia, che c'è un sondaggio recente di qualche giorno, che se dovesse verificarsi effettivamente è un sondaggio molto preoccupante, probabilmente tra un po' di giorni non più del 40% degli europei si recheranno alle urne per rinnovare i propri parlamentari. Quindi noi viviamo una crisi fortissima che non è soltanto quella economica e finanziaria, quella del modello in cui viviamo, quella crisi che percepiamo, ma è una crisi di democrazia. Nella crisi della democrazia c'è la crisi della rappresentanza, perché questa rappresentanza non ha più la qualità e la quantità di idee necessarie a risolvere le questioni dei popoli. Questo è il grande tema che dobbiamo affrontare e sul quale dobbiamo provare a risvegliare le coscienze, a far sognare i popoli che una speranza di vita migliore la si può avere soltanto se ci sono rappresentanti nei vari consessi. In questo momento discutiamo d'Europa, ed è importante parlare d'Europa, ma in tutti i consessi democratici, anche quelli locali, che siano in grado di dare risposte alle questioni quotidiane, piuttosto che a quelle straordinarie, piuttosto che a quelle provinciali, regionali, nazionali, europee. Cioè la capacità di tradurre il pensiero politico in soluzioni di problemi, in condizioni diverse da quella che uno vive nel quotidiano, che possa essere la mancanza di lavoro, che possa essere una pensione troppo bassa, che possa essere un servizio scadente, tutto ciò che è il rapporto tra la pubblica amministrazione, le pubbliche funzioni e il cittadino. Questa è la grande questione sulla quale si vive la crisi della democrazia, la crisi della rappresentanza. Ma noi anche in questa campagna elettorale vogliamo, dentro la campagna elettorale, vogliamo provare a
far diventare la politica quella che non è stata negli ultimi 20 anni. L'unica cosa seria che può dare ai popoli una condizione di cambiamento vero, che si concretizza in realtà e non si dichiara vero in quanto capacità anche di linguaggio e di espressione, e quindi effimera, ma che si realizza e si determina con politiche che si attuino, che si realizzano, che cambiano le condizioni di vita delle comunità. Allora io penso che con questa premessa, che è la grande questione che abbiamo di fronte, una fronte estremamente complessa, c'è questa sfida che è epocale. Io non so quanti di voi, io sono assolutamente convinto, ma sento che questa convinzione pian piano cresce con l'avvicinarsi al momento del voto, che queste sono le elezioni più difficili dal dopoguerra ad oggi, perché la condizione dell'Italia è la più difficile dal dopoguerra ad oggi, lo dicono tutti. Io ripeto solo qualcosa che viene detto a tutti i livelli e tra l'altro è un percepito, la condizione reale dell'Italia, non è soltanto una dimensione di ragionamento degli addetti ai lavori, perché non riusciamo a superare questa crisi, non riusciamo a trovare la chiave di svolta di questa crisi, non riusciamo a mettere in campo delle risposte immediate che in tempi rapidi abbiano la capacità di risolvere le questioni, e quindi anche nella lentezza di azione sulle soluzioni questa crisi sembra lunghissima e sembra una crisi dalla quale non usciamo. Anche la percezione della crisi, quando non è reale nella condizione umana, è una percezione negativa. Quindi anche quando non tocca direttamente la persona, la condizione del contorno, la condizione di vita della comunità intorno al quale si vive quella condizione reale, anche se non direttamente, è una condizione di crisi profonda. Come possiamo uscirne? Non ci sono dubbi. C'è una sola via di uscita, che non è una exit strategy, è una via di uscita principale, perché è l'unica via d'uscita che possiamo imboccare, non ce ne abbiamo altre. Noi dobbiamo far diventare questo lungo fidanzamento che si chiama Unione Europea, fatto in 28, con accordi e trattati, in un matrimonio. Noi dobbiamo fare in modo che le fondamenta di questo grande progetto, che si chiamava Stati Uniti d'Europa, possa finalmente diventare un edificio. Perché l'idea originale di questo parla, il manifesto di Ventotene di Rossi, Spinelli e Colorni, di Spinelli soprattutto, parla di realizzare gli Stati Uniti d'Europa, una condizione nella quale gli Stati insieme, federandosi, costruendo una comunità reale, mettendo insieme una dimensione di popolo, coltivando un sentimento di popolo, potessero attraverso un modello che allora già esisteva, quello degli Stati Uniti d'America, fare lo stesso qui al centro del mondo. Sono passati troppi anni e noi siamo rimasti in questo eterno fidanzamento che si chiama Unione, fatto di accordi e trattati che si costruiscono e si provano a modificare raramente, addirittura con i meccanismi dell'unanimità, che sono meccanismi infernali, meccanismi per i quali è difficile approvare ed è difficile cambiare un trattato e un accordo, anzi impossibile, un'impresa titanica. Non esiste nessuna democrazia, neanche quella condominiale, che quando si prende una decisione, la decisione la si prende all'unanimità. Immaginate in 28 stati membri con lingue diverse, storie diverse, tradizioni diverse, condizioni economiche e finanziarie diverse. Allora, questo fidanzamento si è troppo allungato. Questo edificio è rimasto robusto nelle fondamenta, perché la robustezza delle fondamenta è la misura della pace che questi anni abbiamo conquistato. Perché questa è l'unica misura reale, quella che viviamo e sulla quale non possiamo aver dubbi, e nessuno ha dubbi, che almeno in questi anni non ci sono state guerre in questa parte del mondo. Ma non è più misura sufficiente, perché noi rischiamo che altre guerre prendano il campo delle guerre classiche, e già esistono altre guerre, perché quando in una condizione democratica come la nostra che viviamo da anni in Europa ci sono persone che si suicidano perché la loro impresa non può pagare le tasse, o addirittura ancora più grave, quando falliscono perché la pubblica amministrazione non paga i suoi crediti,
quando c'è gente che si suicida perché non trova lavoro, vuol dire che noi abbiamo già un conflitto in atto che produce lo stesso risultato della guerra. È un conflitto ancora silente, ma rischia di diventare un conflitto reale, ancora più forte, se noi guardiamo a due grandi numeri che stanno dentro le grandi questioni che anche ha illustrato Antonio. 125 milioni di poveri in Europa, 125 milioni di poveri, 18 milioni dei quali sono italiani, poveri e precari, 18 milioni di disoccupati, 4 milioni dei quali sono italiani. Queste sono una bomba sociale. Allora serve accelerare in una dimensione europea. Noi dobbiamo convincere tutti che la dimensione nazionale non è la misura sufficiente per dare risposta a quei poveri, a quei precari, a quei disoccupati. Non ce la potremmo fare mai da soli nei confini nazionali. E quando in questi giorni ho visto alcune forze politiche irresponsabilmente fanno riferimento all'uscita dall'Europa e al ritorno alla lira, non perché l'Europa non abbia difetti, li stiamo denunciando e li conosciamo, non perché l'euro sia una condizione, tra l'altro, che non abbiamo voluto noi come centrodestra, è noto quale fu la condizione di allora, Ciampi e Prodi, ma l'euro l'abbiamo e l'Europa l'abbiamo. Io penso che questa è una condizione irreversibile, perché i danni della reversibilità sono molto più gravi, molto più forti e molto più importanti dell'invece l'accelerazione nel costruirla l'Europa, di farla diventare presto comunità reale, di far passare questo progetto, questa idea in comunità concreta, in comunità reale. Questa unione che è un fidanzamento in matrimonio, le fondamenta robuste costruite su un modello di pace, di serenità, del voler stare insieme senza belligerare in comunità che dia risposta a quei poveri, a quei precari, a quei disoccupati. Come farlo? Intanto via la Commissione, via il Consiglio d'Europa. Noi dobbiamo avere il Presidente degli Stati Uniti eletto direttamente e il Parlamento centrale sul modello americano. Tutti gli altri stanno dentro. Noi dobbiamo presto avere non soltanto un esercito comune, non ci sono dubbi da questo punto di vista, considerato anche le questioni internazionali legate alle dinamiche di cosa accade nel mondo e l'esigenza di avere comunque anche un modello di difesa comune. Ma bisogna, prima di avere un modello di difesa comune, avere per esempio un trattato fiscale che dobbiamo modificare, certamente nella parte che riguarda il famoso 3% del rapporto deficit-PIL e il tema del debito sovrano, ma queste sono due patologie. Prima di queste due patologie, perché saranno sempre patologie, noi dobbiamo avere un'aliquota fiscale comune in tutta Europa. Noi dobbiamo avere le stesse tasse in Svezia, le stesse tasse in Portogallo, le stesse tasse in tutta Europa. Qual è l'eccezione del Solone di turno? Spesso nostro collega Davide, che fa amministrazione anche a livelli di comunità locale. Ma com'è possibile? Oggi noi abbiamo un gettito fiscale che produce 840 miliardi e più o meno l'80% del reddito disponibile della persona, dell'impresa. Il 35% sarebbe il crollo dei servizi pubblici. È questa la grande sfida delle future classi dirigenti. Questa è la battaglia politica nobile, alta, a cui bisogna fare abituare chi si vuole candidare, perché è troppo facile fare il sindaco, il presidente di provincia, il presidente di regione, il presidente del consiglio con il libretto d'assegno degli italiani. E chi non è capace a farlo? Chi non è capace a spendere con a fare spesa con il portafoglio degli altri? L'esempio che facciamo sempre. Questa sfida si può vincere, e qui viene in campo l'esperienza ventennale, 10 anni da sindaco di una piccola realtà e 10 anni da presidente di provincia della seconda provincia del Lazio. Noi in questi anni, non voglio raccontarvi la nostra esperienza in questa occasione, ma voglio raccontarvi soltanto una cosa di questa esperienza. E noi abbiamo provato a fare buona amministrazione e buon governo con le risorse che avevamo a disposizione dei cittadini della provincia di Latina, e anche meno, perché ne abbiamo chieste anche di meno in questi anni. Abbiamo eliminato un sacco di tasse che non servivano a nulla, per esempio la tassa sul passo carrabile. In provincia di Latina non si paga. Abbiamo ridotto al massimo tutte le addizionali che potevamo,
e abbiamo speso tutto quello che potevamo spendere delle risorse dei cittadini, avendo raggiunto tre obiettivi. Il primo, noi siamo tra i pochissimi enti in Italia a pagare i suoi fornitori in 30 giorni. Non so quanti sono gli enti pubblici in Italia, tant'è che c'è il commissario Tajani che ha spinto l'Italia a dire paga i debiti, fai anche i mutui per pagare i debiti, perché non è possibile che l'Italia persegue il cittadino se non paga una multa e lo Stato non paga i suoi fornitori. Noi lo abbiamo fatto, quella direttiva non riguarda la nostra esperienza e la mia esperienza. Abbiamo fatto tante opere importanti, scuole, strade, ponti, impianti sportivi, sociale importante, che la nostra istituzione è anche rivolta al sociale. Mi vengono in mente gli angeli custodi, che è un progetto bellissimo, abbiamo preso tutte quelle persone che chiedevano l'elemosina o ai semafori pulivano i vetri, noi li abbiamo mandati in galera, li abbiamo fatti assistere, li abbiamo alcuni rimpatriati perché dietro avevano anche lo sfruttamento, gli abbiamo dato un trattamento umano, abbiamo risolto il problema attraverso questo bellissimo progetto che abbiamo chiamato degli angeli custodi, che addirittura è stata considerata una buona prassi a livello europeo. E lo abbiamo fatto senza fare un euro di debito, tant'è che la provincia italiana ha l'1% di debito dei primi tre titoli dell'entrata, quindi indebitamento praticamente zero. E abbiamo speso ogni anno, e spendiamo ogni anno, il 90% delle risorse che ci arrivano dalla nostra comunità. Questo vuol dire che se c'è una classe politica che ha il cervello e che ama gli interessi della comunità e vuole dare delle risposte, è una sfida che si può vincere. Io penso che noi possiamo vincere questa sfida. C'è una classe dirigente anche in questa città, e la nomina di Davide Bordoni a coordinatore di Forza Italia in questa città ha l'obiettivo di far diventare questa città veramente una delle città più belle del mondo, non perché lo diciamo, ma perché lo deve essere in concreto, per servizi, per pulizia, per sicurezza, perché oggi questa è una città abbandonata a se stessa. È una città di cui ci vantiamo all'esterno, ma di cui molte volte all'interno ci vergogniamo, perché è una città che è amministrata malissimo. E attraverso Davide, insieme a Davide e a tanti altri, passa la sfida anche sulla città di Roma, la rinascita di questo partito, il nuovo inizio, anche con il grande entusiasmo di uno dei fondatori, una delle colonne portanti di Forza Italia, Antonio Tajani, al nostro fianco, insieme a noi, insieme a Davide, per fare di Roma una città come, e anche più, come Berlino, Washington, Madrid, Londra. Cosa di meno? Nulla. Ha tanto di più. Ha bisogno di una classe politica che faccia buona amministrazione. E allora ci vuole poco, perché questa esperienza è un modello vincente, esiste. L'abbiamo visto in alcune nostre esperienze, anche la nostra. Che si può fare, è una sfida che si può vincere, ma abbiamo bisogno dell'Europa. Ecco perché l'appello anche in questa occasione: noi superiamo la crisi difficilissima e profondissima, che è una crisi reale, che è una crisi percepita, che noi viviamo più di quelli che stanno in Parlamento nazionale, che forse non sanno che esiste una crisi, e ancora più di quelli che stanno nel Parlamento europeo, che forse neanche sanno che esiste una crisi nei confini nazionali, perché magari frequentando un po' troppo Bruxelles e Strasburgo hanno dimenticato che l'Italia ha una crisi terribile ancora. Noi sappiamo che esiste e la possiamo combattere questa crisi, e la possiamo superare soltanto se costruiamo l'Europa nella dimensione degli Stati Uniti d'Europa. Lo dobbiamo fare presto, non possiamo perdere tempo, dobbiamo dentro questa grande questione metterci una delle battaglie politiche più rilevanti, insieme al 3% al debito. E fatemi dire un'altra cosa sul debito, a mio avviso interessante, a nostro avviso interessante, che stiamo raccontando in questa campagna elettorale. Il nostro debito deve essere il debito degli europei, non può essere solo il debito degli italiani, perché noi non l'abbiamo fatto questo debito. La mia generazione, pur avendo 20 anni, non 20 mesi di esperienza nella pubblica amministrazione, vi ho detto che quei tre indicatori ci dimostrano che nei 2350 miliardi di euro di debito non c'è neanche un euro di fatto di debito nella nostra esperienza. Però quel debito è servito a fare scuole, forse non tantissime, ospedali, forse un po' troppi, molte volte troppi, strade, ponti, musei, misura al grado di civiltà dell'Italia,
e il debito degli altri stati, ce l'hanno anche gli altri, anche adesso scopriamo che la Francia inizia ad avere problemi nel rapporto con il prodotto interno lordo rispetto al suo debito, misura il grado di civiltà della Francia, quindi la somma del grado di civiltà di ogni stato e il grado di civiltà dell'Europa. E siccome al netto della cattiva amministrazione, dei soldi che hanno rubato, ci sono le opere, ci sono i servizi migliorabili, ma ci sono. Questo grado di civiltà, che è misurato dal debito ed è misurato nel debito, dobbiamo fare in modo che questo debito sia a carico del bilancio dell'Unione. Questa è l'altra grande battaglia. Non può essere il debito dell'Italia, il debito della Grecia, il debito della Francia, che pagano gli italiani, i greci e i francesi. Perché altrimenti, ritorniamo al punto di partenza, questo finanziamento non può essere eterno. Perché se il finanziamento diventa eterno, passa la spinta nazionalista, passa la spinta disgregatrice, passa la spinta distruttiva, passa Grillo. Perché Grillo questo dice, andatevi a vedere, io l'ho messo anche su, twittando oggi su Facebook, guardatelo anche su cusanieneuropa.eu, guardatelo. C'è il Gambero Rosso, quindi non noi, hanno tradotto un testo di un comizio di Hitler nel 39, lo hanno tradotto dal tedesco, questo signore l'ha tradotto dal tedesco all'italiano, e ci sono dei passaggi che sono perfettamente identici, analogici, logici, quasi letterali ai discorsi di Grillo. L'esaltazione del nazionalismo, l'egocentrismo spinto all'ennesima potenza è la stessa cosa. Io non voglio dire che oggi Grillo sia il nuovo Hitler, ma le cose che dice mi spaventano, questo posso dirlo, e vi devono spaventare, vi devono preoccupare, perché noi abbiamo una condizione sociale, o quelle due bombe, povertà e disoccupazione, che è più o meno la condizione sociale nella quale viveva la Germania di quel tempo. Guardate che la storia si ripete, provate, se l'avete dimenticata, provate a riscoprirla, ad approfondirla, a rivederla, perché serve a capire anche poi cosa votare, per chi votare, per quale pensiero politico votare. Le cose che vi ha detto Tajani vi dimostrano con chiarezza che noi non stiamo con Berlusconi per Berlusconi, perché c'è simpatico, perché comunica bene e perché finanzia il partito, perché a noi piace il suo pensiero politico, perché il suo pensiero politico è ancora attuale. Perché gli italiani devono capire che se lo vogliono mettere da parte, comunque quel pensiero politico, quello che noi stiamo mettendo in campo in questa campagna elettorale, è ancora di grande attualità, può essere ancora una grande rivoluzione che questa volta dobbiamo fare in Europa per l'Europa, ma che possiamo fare in Italia quando ci saranno le condizioni. Questo ragionamento fa la differenza tra le forze politiche, tra le offerte politiche e tra i candidati in questa campagna elettorale. E io penso che anche sul tema sociale, se noi vogliamo, quindi convinti che bisogna andare avanti e bisogna fare presto gli Stati Uniti d'Europa, con il Presidente eletto direttamente, col Parlamento centrale, via la Commissione che non è eletta e via il Consiglio d'Europa. Dobbiamo presto avere un trattato fiscale, finché non diventa legge degli Stati, avere un trattato che stabilisce questa grande questione del tetto fiscale massimo unico in tutta Europa, abito agli Stati a fare buona amministrazione, quello è un vincolo che mi piace, non del 3%, non capisco se il 3 non il 4 e non il 5, il 3 tra l'altro è una percentuale vecchia quanto il cucco, perché risale a 20 anni fa, ma sono le patologie, quella è la grande questione politica. Ma c'è un'altra grande questione, a mio avviso, l'ultima che vi segnalo, perché la stiamo raccontando in campagna elettorale, se ne avremo la possibilità la proporremo in Parlamento europeo, perché possa essere l'Europa protagonista di quest'altra grande questione. Noi dobbiamo presto far dichiarare illegale la povertà, perché guardate, verso la povertà cosa fanno oggi gli stati quando svolgono funzioni pubbliche? Fanno solidarietà. Voi vedete in tutti i programmi di governo verso i poveri si fanno azioni politiche di solidarietà, oppure nel mondo privato l'associazionismo fa attività di volontariato. Non va bene, non è una comunità reale questa, civile, e questa non è economia sociale di mercato. Noi dobbiamo, con un pezzo dell'economia di mercato, finanziare condizioni migliori per i popoli e dobbiamo far diventare illegale la povertà. Cioè la condizione di povertà deve essere una condizione
per la quale tutti quegli stati che approvano leggi o hanno leggi che favoriscono la diseguaglianza o creano diseguaglianza sono in condizioni di illegalità. Deve essere un dovere di uno Stato, di una funzione pubblica, quella di avere meccanismi regolatori per i quali non si abbia in uno Stato una pensione a 300 euro minima e in un altro Stato a 1.500, per esempio. Pensione minima in tutta Europa uguale. Questa è la grande sfida, il grande sogno europeo. Sulla povertà e sulla disoccupazione, avere per esempio uno strumento uguale in tutta Europa. Non possiamo noi avere gli ammortizzatori sociali, che sono cassa integrazione e mobilità, come tutti sapete, che sono una forma di assistenza da una parte, che non aiuta nessuno, di ridotte dimensioni, dall'altra aiuta soltanto le imprese a fare cattiva impresa, perché a noi ci lasciano spesso dei siti industriali dismessi, in provincia noi ce ne abbiamo tantissimi, io con l'assessore Tasco abbiamo provato a recuperare, e tanta disoccupazione, perché tanto poi interviene lo Stato e si prende i dipendenti di un progetto industriale fallito. Spesso sono multinazionali, quindi non puoi neanche aggredirle dal punto di vista giuridico o formale. E allora, reddito di dignità, noi lo diciamo nella brochure che se vi prendete, l'abbiamo scritto in alcuni punti, reddito di dignità come modello europeo uguale in tutta Europa, che consenta a quella persona che ha una condizione, mentre pensiamo che la povertà debba essere zero, e cioè ci debba essere sempre una condizione minima per la quale uno abbia a disposizione un reddito per vivere nelle condizioni normali e minimali, che possa mangiare, che possa avere un tetto, le condizioni minimali. I disoccupati comunque ci saranno sempre, speriamo sempre meno, perché i modelli economici che cambiano nei cicli avranno sempre un momento in cui ci sarà l'1%, il 2%, il 3% di disoccupati, ma noi dobbiamo avere uno strumento sociale, una legge europea che consenta a quel disoccupato di avere la possibilità di vivere dignitosamente, perché quella dignità è uguale alla dignità del povero ed è uguale alla dignità della persona. Quando diciamo poi noi ci ispiriamo alla dottrina sociale della Chiesa, cosa significa in concreto? Non significa fare un bel discorso, una bella citazione, significa fare politiche che attuino quei principi, quindi l'attuazione di quei principi. Ecco, noi sogniamo un'Europa di questo tipo e la sogniamo anche rapidamente, perché io penso che l'Italia e l'Europa non possono più aspettare. Gli italiani e gli altri popoli europei sono in una condizione per la quale o la costruiamo l'Europa o noi ritorniamo di 70 anni indietro, senza se e senza ma, senza nessuna forma anche di dire che queste sono citazioni che si fanno in campagna elettorale per prendere qualche voto. Questa è la condizione reale, la dimensione reale che vive il mondo in questo momento. Ed anche perché, per rafforzare il concetto che non abbiamo una strada senza uscita, quella della costruzione dell'Europa. Ma voi credete che la sfida di 80 milioni di abitanti che crescono nel mondo, nel 2025 saremo 8 miliardi e mezzo, la vinciamo da soli? Come qualcuno dice, uscendo dall'Europa e ritornando alla lira. Io penso che noi siamo di fronte ad una strada senza uscita. Non c'è ex strategy, c'è una sola via, quella maestra della costruzione dell'Europa. E ovviamente l'Europa è importante per il mondo e quell'Europa comincia da voi. Grazie.